Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. Episodio 106 della stagione 9. Questa ultima puntata di questa stagione parleremo di una bloggata relativa a una memoria storica sul tema della epidemia Covid, come il governo Conte 2 gestì il mattatoio della seconda ondata. Si ricorda a coloro che hanno 512 bytes di memoria che la seconda ondata Covid causò in Italia 58.216 decessi, più 163% dei decessi di prima ondata. La seconda ondata Covid ebbe a detonare dal 22 luglio del 2020 per contagi di ritorno. Tuttavia, formalmente la seconda ondata iniziò dall'11 settembre 2020, con la fine del distanziamento sociale estivo, apertura delle scuole che subito andarono in DAD, fino al 14 di febbraio 2021, che è la data di detonazione della terza ondata con SARS-CoV-2 da variante inglese. Da notare, se siete interessati a queste cose, che il link che trovate in descrizione vi porterà alla mia bloggata, dove tutte troverete una serie di ritagli di giornale con dati, quindi con data, con la fonte e con un breve titolo, oltre il link che potete cliccare per andare a visionare il relativo link. Nessuno dei link proposti appartengono al blocco massiccio delle fonti inquinate. Inoltre, con i vari eventi che sintetizzano in modo coordinato e completo e rappresentativo, diciamo, quello che accadde durante quel periodo di tempo, io ho messo a confronto anche i verbali dei CTS desegretati. Anche questi li potete trovare linkati nella mia bloggata. Inoltre, per chi non ha memoria, ci trova tutta una serie di grafici statistici che danno il trend di tutta la seconda ondata, con il numero di casi attivi, il trend, tutto il trend cumulato degli infetti, tutto il trend cumulato dei morti, la dinamica epidemica dal 29 luglio che cresce incontrollata fino al 25/2/2021, che è l'arco di tempo della seconda ondata. Poi c'è il confronto dell'epidemia, della dinamica epidemica nell'anno, quindi nel 2020 e nel 2021, sia per gli infetti che per i morti, oltre al grafico per il delta infetti, sia in scala assoluta quanto in scala logaritmica. Quindi una bella massa di dati statistici con grafici. Che cosa vi posso stare a raccontare io in questo podcast? Ecco, se siete interessati, per svegliare i vostri neuroni potete cliccare e andare a leggervi o scorrervi la mia bloggata. Io vi posso dire che, incrociando una serie di fatti con i verbali del CTS, emergono una serie di domande, come ad esempio quella che subito dopo al verbale del 15 settembre del 2020, ecco, il trend epidemico 15 settembre 2020 dal verbale CTS numero 107, era evidente che il trend epidemico era in risalita già da luglio 2020, come vi ho già detto, come appunto anche rilevava il CTS, a causa di un'epidemia da contagi di ritorno. Ma per il governo Conte 2 era importante aprire gli stadi e riempirli di gente. Non ci credete? Ecco, andate a leggervi il CTS. Nella stessa data, il trend epidemico era in risalita già da luglio 2020, come aveva già rilevato il CTS, a causa dei contagi di ritorno. Ma per il governo Conte era importante riempire sopra il 60% i treni delle tratte veloci. Il trend epidemico era in risalita già da luglio 2020, come aveva già rilevato il CDS, a causa dei contagi di ritorno, ma per il governo Conte 2 era importante ridurre la quarantena a 7 giorni, senza evidenza scientifica.
Ecco, poi c'è una serie di perle con quesiti che vengono e emergono, diciamo, leggendo praticamente i verbali dei CTS, con una serie di quesiti posti dal Ministero dell'Istruzione, che lasciano a intendere che forse la ministra Azzolina i verbali del CTS non li leggeva, oppure se li leggeva, boh, ma forse li capiva, non lo so. Queste sono domande che naturali scaturiscono dall'incrocio degli eventi con una serie di verbali del CTS. Ecco, io che cosa vi posso dire? Altre insolite cose: il 20, ad esempio, il 29/9/2020, nel verbale del CTS numero 110 si prende atto del fatto che nelle ultime 8 settimane tutti gli indici di contagio erano saltati e con l'avvento della stagione autunnale invernale si sarebbe verificato un aumento della sindrome influenzale assieme ai contagi Covid. Erano aperte indagini conoscitive sulla disponibilità di posti per terapia intensiva e posti di letto Covid disponibili, stock di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, camici, gel alcolico, eccetera, ordinanze con le regioni emesse. Quindi il CTS discuteva sul da farsi. Mentre che cosa faceva? Ecco, che cosa faceva? Si arriva il 1 ottobre del 2020 e cosa si scopre leggendo i verbali del CTS? Che per il governo Conte 2 continuava a essere importante a riempire i treni e le tratte veloci, non ne fregava nulla di contenere il contagio, era importante riempire i treni delle tratte veloci. Inoltre, dunque, veniamo un po'. Sì, ci sono poi una serie di cronache di giornali che registravano un numero crescente di scuole chiuse per epidemia, ma la ministra dell'Istruzione Azzolina forniva dati contraddittori dai quali non riteneva di estrinsecare tendenze. Ecco, questo è il verbale del 1 di ottobre del 2020. Ecco. Il 30 di settembre 2020 c'è il link di Sky TG 24, 116 scuole chiuse, quasi 700 contagi, e quindi una perla, ecco, una perla proprio questa bloggata, è una perla, se vi interessa ve la andate a leggere. Il 4 di ottobre 2020, giornale di Sicilia, da Assisi, Conte disse, cito le parole, dopo l'emergenza l'Italia dovrà essere una comunità rigenerata. Eccoci qua. Dunque, che cosa vi posso dire? Ecco, se siete interessati a risporvelarvi la memoria nell'autunno e inverno della seconda ondata, io vi consiglio di andare a cliccare. C'è tutta una serie di domande, appunto, che scaturiscono, e ora io non ve le sto a dire perché non vi voglio stare a tediare più di tanto. Se siete interessati ve le andate a leggere, queste sono cose che per destarvi dalla sindrome di Stoccolma vi dovete svegliare e prendere brutalmente atto del fatto che una cosa sono i fatti e poi cosa andare a vedere cosa accadeva dai fatti e cosa discutevano nel CTS. E dalle domande e dai verbali, che se volete vi potete andare anche a scaricare in originale perché sono tutti linkati, vi potete chiedere tutta una serie di cose, come ad esempio che a Roma volevano fare la festa del cinema e la volevano fare con i contagi che salivano, c'erano gli impianti di sci, la saga del tartufo dell'alba, tutta una serie di stronzate con un'epidemia che galoppava, e questi niente, non ne volevano sapere di contenere, diciamo, i contagi. Difatti non fu mai fatto niente fino verso la metà di novembre. Ora, io quello che vi sto a dire, che è una cosa interessante, molto interessante, è questa. Adesso ci arriviamo, è accaduta niente poco di meno che nel dicembre del 2020, quando praticamente il 27 novembre 2020, verbale CTS numero 131. Ricordo che nel novembre, tardo novembre del 2020, erano state varate tutta una serie di zone rosse
non erano dei veri e propri lockdown perché la gente continuava a girare in continuazione fuori, ma diciamo se non altro il traffico tra le regioni si era un po' ridotto. Ora, nel verbale del CTS numero 131 del 27 novembre 2020 emerge il fatto che ci sono bozze del Consiglio dei Ministri del governo Conte che prevedono deroghe alla quarantena e tampone molecolare per chi sarebbe entrato in Italia. Questo il 27 novembre 2020. Fino al 27 novembre c'era un minimo di difesa di presidio delle frontiere, ma dal 27 novembre 2020, in cui noi saremmo tutti in casa perché c'erano contagi altissimi e probabilmente il Natale sarebbe finito per come è finito, cioè in casa senza vedere parenti, senza andare da nessuna parte, con contagi altissimi, ecco, mentre era in corso un'epidemia da contagi di ritorno che il governo Conte 2 aveva scatenato con le sue scellerate decisioni politiche nell'estate 2020 e le misure delle zone rosse erano appena iniziato a far decelerare un pochino l'accelerazione del contagio, quindi non è che i contagi scendevano, no, continuavano a salire, ma salivano meno velocemente perché le zone rosse un pochino rallentavano la crescita. Ecco, mentre succedeva tutto questo, il 27 novembre 2020, troviamo traccia di bozze del Consiglio dei Ministri che porranno poi deroghe alle quarantene al tampone molecolare per chi entra in Italia. Voi mi direte, beh sì, ma poi e quindi ecco. Sì, ponendo deroghe alla quarantena e all'uso dei tamponi per le persone in Gran Bretagna, in Niger, in Sudafrica, in Brasile, eccetera, che poi sarebbero prossimamente rientrate in Italia. Non ve lo ricordate? Ecco, ve lo faccio ricordare io, cliccate sul link e andate a vedere. Ecco. Alla data del 27 novembre 2020, successivamente che cosa successe? Ecco, ve lo dico io. Successe che il 14 dicembre successivamente poi entrerà la variante inglese. Ecco, se avessero mantenuto quel minimo di difesa che c'era, forse noi la variante inglese non si vedeva e la seconda ondata probabilmente sarebbe scemata. Invece dentro la seconda ondata c'è scoppiata la terza ondata da epidemia da variante inglese, per cui perfino a marzo, primi di aprile, i contagi rimasero costanti con una marea di morti. Dunque, queste cose le potete andare a vedere dentro questo link che vi ho dato, che potete trovare in descrizione. Dunque, altre cose importanti che vi posso dire? C'è una marea di cose. Per cui, ad esempio, il 21 di dicembre 2020 si erano accatastati 1.966.462 infetti di coronavirus con 69.214 morti. Ecco, ad un anno quasi dall'epidemia di Covid, Schengen era ancora aperto. Ad un anno quasi dall'epidemia di Covid, PD, Movimento 5 Stelle e LeU non presidiavano i confini italiani, evitando contagi di ritorno. Il governo Conte 2, sostenuto dal PD, Movimento 5 Stelle e LeU, continuarono a fare entrare cani e porci da aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, valichi di frontiera con auto, pullman, treni e anche da aeroporti, ed importando in massa e senza sosta immigrati clandestini. Ecco, nessuno in Italia volle porre un argine ai contagi di ritorno, imponendo un controllo diretto sugli spostamenti intraeuropei. Infatti tutto fu lasciato alla spontaneità delle persone che liberamente decidevano o meno di autosegnalarsi quando rientravano dalla Gran Bretagna, dove già dilagava da tempo la variante SARS-CoV-2 britannica, che era il 50% più contagiosa. Non ci credete? Ecco, cliccate, andate in descrizione di questo file e vi catapulterete alla bloggata, dove troverete che alla data del 21 dicembre 2020, fonte primo canale,
variante Covid in 100 hanno autodenunciato il rientro in Liguria dalla Gran Bretagna, ma il governo non sapeva chi e quanti e come e dove sono gli italiani che sono rientrati dalla Gran Bretagna nel dicembre 2020, che poi sono quelli che hanno sparso la variante inglese. Ta, piglia in cassa e porta a casa che il Covid fa tanto buono. Ecco, poi abbiamo il 24 dicembre 2020, una bella notizia nel Business Today. Ugo Ursari, il CEO, l'amministratore delegato della BioNTech, quello che ha inventato il vaccino ad mRNA che poi è stato acquistato dalla Pfizer, ecco, ebbe a fare una conferenza a tutta una serie di addetti della finanza e le sue valutazioni che erano state chieste su quanto finirà l'epidemia Covid. Ecco, Ugo Ursari, che ne capisce e ne capiva e ne capirà ancora, ecco, a suo parere il 21 dicembre del 2020 disse che a suo parere il Covid sarebbe girato ancora per il mondo almeno per i prossimi 10 anni. Eccoci qua, un'altra bella notiziona mai giunta sulle notizie negli orecchi degli italiani. Però altre cose, poi che cosa vi posso stare a dire? Ecco, dunque, ci sono tante perle che se vi interessa ve le andate a guardare. Io altro non vi voglio stare a dire perché non vi voglio più di tanto tediare. È una lunga bloggata che se vi volete risvegliare i neuroni ve la dovete andare a scorrere e a leggere per attivare i vostri neuroni. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.